Dopo il partito di Fratelli d'Italia intervenuto ieri con l'onorevole Giusi Savarino, oggi anche Forza Italia con i parlamentari Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo ad accusare il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo di avere tradito la volontà degli elettori e di non essersi adoperato per sanare la frattura all'interno della maggioranza, operando senza confrontarsi con i partiti e i movimenti che lo hanno sostenuto convintamente in campagna elettorale. Tutti i partiti con cui Matteo Ruvolo si è presentato alle elezioni e poi non coinvolti nelle decisioni amministrative si trovano ora all'opposizione, scrivono Gallo e La Rocca Ruvolo, sollecitando il sindaco di Ribera a fare chiarezza e a spiegare le ragioni delle sue scelte politiche. Io non ho tradito proprio nessuno, sono stati altri a tradire il progetto del 2020 e a tradire il sindaco, dichiara oggi al nostro telegiornale il primo cittadino di Ribera. Io non ho tradito alcun mandato, sono andato avanti, ho amministrato con le forze che mi hanno sostenuto fino a quando alcune di esse hanno deciso di sfilarsi, ma non perché non c'era più condivisione del progetto, perché dopo le elezioni regionali, voglio brevemente ripercorrere i fatti, proprio per fare chiarezza ed allontanare equivoci o letture distorte di quello che è avvenuto. Dopo le elezioni regionali c'era una verifica di maggioranza in corso, si era tutti d'accordo nel far entrare in amministrazione attiva Forza Italia. È stato offerto un assessorato a Forza Italia, l'assessorato doveva, a mio modo di vedere, cederlo, il gruppo diventerà bellissima perché aveva tre consiglieri comunali con tre assessori, quindi avrebbe dovuto fare spazio un assessore del gruppo di Diventerà Bellissima agli amici di Forza Italia. Sembrava tutto tranquillo, quindi si doveva procedere a questo rimpasto concordato, sottolineo concordato, quando invece le richieste da parte di Forza Italia diventano di due assessori, tre consiglieri comunali, di cui uno è già presidente del consiglio, due assessori. Questa richiesta fa sponda il gruppo di Diventerà Bellissima, si ragionava, ma nella serata del 28 dicembre scorso, prima di un consiglio comunale di fine anno importante, con punti all'ordine del giorno che andavano assolutamente approvati perché nell'interesse del bene collettivo, della comunità approvarli, i tre assessori, prima che iniziassero i lavori di Diventerà Bellissima, si dimettono. Il gruppo abbandona l'aula. Da lì, dopo qualche giorno, ci si incontra per ragionare, per capire e quindi cos'è che non andava, ma alla fine, siccome mi sono reso conto che la discussione era soltanto di poltrone, cioè Diventerà Bellissima non voleva perdere i tre assessori né nessun assessore, quindi spazio a Forza Italia, avrebbero dovuto farlo altri assessori in giunta che rappresentavano altre forze politiche e altre liste che mi hanno sostenuto. Da lì il loro passaggio, la dichiarazione di passaggio all'opposizione. Quindi se qualcuno ha tradito il progetto e ha tradito il sindaco sono stati loro, anche con atteggiamenti poco consoni e corretti in una dialettica politica che deve seguire e determinati criteri di sobrietà. L'onorevole Savarino non ha motivo di preoccuparsi dello stato di salute del partito di Fratelli d'Italia a Ribera, aggiunge Matteo Ruvolo. Fratelli d'Italia ha quattro consiglieri che sostengono la maggioranza, due di loro sono assessori nella giunta, nelle persone dell'avvocato Di Caro, che si è candidato anche alle regionali, voglio ricordare, e di Rosalia Miceli, assessore alle politiche sociali. Quindi le forze politiche che mi hanno sostenuto e che hanno continuato a sostenermi sono rappresentate. Qualche gruppo, che ripeto, ne ha fatto soltanto una questione personale e mi lasci dire a questo punto soltanto di poltrone, si è sfilato. Sulla salute del partito a cui faceva riferimento l'onorevole Savarino, il partito è in salutissima a Ribera. Si consideri che ha sette consiglieri comunali su 16, anche se i tre del gruppo di Diventerà Bellissima ancora devono formalizzare il passaggio in consiglio comunale attraverso la presidenza del consiglio. La maggioranza sostengono il sindaco ed il partito è degnamente rappresentato dai due assessori, da Di Caro e da Rosalia Miceli. Per quanto riguarda poi, si faceva cenno alla salute del centrodestra,
perché qualcuno lasciava intendere, continuando in questo modo, si consegnerà la città fra 2 anni e mezzo alle opposizioni, considerato che per me l'opposizione è il centro-sinistra. Anche il centrodestra, devo prendere atto, gode di una ottima salute a Ribera, perché 16 consiglieri comunali su 16 appartengono a forze di centrodestra, al di là del posizionamento dei singoli gruppi all'interno del Consiglio Comunale.